Gentili colleghi, il caso che sto per presentare oggi è un caso davvero interessante. Si tratta di un feto polimalformato alla 20ª settimana. Le malformazioni riguardano la struttura intracranica della fossa cranica posteriore, vi è schisi del labbro superiore, vi è una ectopia renale crociata. Lo studio dell'anatomia parte ovviamente dalla testa. Andiamo ad evidenziare tutte quelle che sono le strutture intracraniche. Abbiamo visualizzato una corretta, una regolare plica nucale. Stiamo vedendo adesso una falce assolutamente regolare, così come appare regolare anteriormente qui anche il cavo del setto pellucido. Passiamo alla visualizzazione e alla misurazione degli atri che già ad occhio sembrano regolari ed infatti alla misurazione l'atrio destro è di circa 4,8 mm, l'atrio di sinistra misura circa 5,6 mm. Detto ciò, anticipiamo che ecco l'alterazione, la malformazione a livello della fossa cranica posteriore. In questo caso vediamo un cervelletto che nella scansione assiale standard in pratica della fossa cranica posteriore mostra una parte superiore del vermo cerebellare che a primo acchito può sembrare assolutamente normale. Invece, inclinando il trasduttore, è possibile evidenziare questa immagine tipica detta buco di serratura, patognomica della malformazione detta variante di Dandy Walker. In pratica, infatti, stiamo osservando un sottile tunnel mediano tra i due emisferi. Questo tunnel, infatti, lo stiamo misurando, è di circa 1,7 mm, mentre non abbiamo evidenziato una cisti in fossa cranica posteriore. I talami anche sono apparsi regolari, così come le altre strutture. Passiamo poi alla faccia. La seconda malformazione che andiamo a visualizzare è piuttosto evidente. Si tratta di una schisi del labbro superiore, una schisi anche abbastanza visibile. Abbiamo misurato l'entità di questa schisi che è risultata essere intorno ai 5,5 mm. Si tratta di una schisi sita in sede emilaterale sinistra. Continuiamo con lo studio dell'anatomia. Stiamo visualizzando il cuore. Vi è una corretta quattro camere. È apparsa regolare anche la scansione di sinistra, così come quella di destra. Andiamo oltre, stiamo vedendo il rachide che è apparso regolare nella sua sezione cervicale, così come è apparso regolare fino alla sua chiusura nel tratto lombosacrale. Abbiamo visto il doppio binario che si chiudeva in maniera regolare. Scendiamo, passiamo all'addome. Addome regolare. È stato visualizzato lo stomaco, così come pure la colicisti. In questa immagine abbiamo visto anche una vescica con regolare riempimento. Passiamo alla terza malformazione. Questa riguarda in pratica il rene di sinistra. La loggia renale di sinistra già appare in questa immagine vuota, perlomeno parzialmente. In pratica, il rene di destra, noi lo vediamo in sede, ecco in queste immagini, mentre il rene di sinistra appare medializzato e contiguo con il rene di destra. Il dato pertanto è da riportare più verosimilmente ad ectopia crociata. Continuiamo con le varie sezioni per visualizzare appunto il rene che è apparso regolare quello di destra.
Andiamo oltre, vediamo di nuovo la quattro camere, septum, primum e secundum regolari, così come ho già detto le altre scansioni sono state assolutamente normali. Tutto il resto dell'anatomia è apparsa regolare e vi ringraziamo dell'attenzione e vi ricordiamo che se siete interessati ad un corso, inviandoci un'email, vi comunicheremo le modalità.